Eccoci qui finalmente. Siamo giunti al momento forse più atteso dell'intera storia del mio canale. Un haul back to school. Le cose che vi farò vedere oggi sono le cose che secondo me non possono mai mancare all'interno dello zaino, di un astuccio, dell'armadietto di uno studente. Vi farò vedere tantissime cose, quindi preparate una tazza di tè, di caffè, di latte, insomma, quello che volete. Mettetevi comodi e godetevi anche la mia sigla. Perché è importante studiare? Bella domanda. E se ti dicessi che il tuo futuro dipende da quanto ti impegni oggi? Non vi insegno solo come studiare, vi insegno a costruire il vostro futuro e a realizzare tutti i vostri sogni. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video sul mio canale YouTube. Come vi ho detto poco fa, oggi vi faccio vedere un haul back to school, quindi vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato. Come sapete, io non sono né a scuola né all'università, però adoro talmente tanto le cose di cartoleria che pure per le cose semplici da casa oppure i miei progetti su YouTube o quant'altro, devo comunque fare dello shopping back to school ogni settembre, ogni ottobre, perché sennò non sono io. Ed oggi sono qui da voi con un bottino veramente immenso. Tutte le cose che vedrete all'interno di questo video sono cose che ho comprato su Stationery Poll, che è un sito che, se avessi scoperto probabilmente quando ero a scuola all'università, avrei, non lo so, svaligiato tutto e soprattutto avrei finito tutti i miei risparmi. In più ho anche per voi un codice sconto fantastico del 10% che vi lascio qui sotto nell'info box se volete fare degli acquisti su Stationery Poll e risparmiare anche qualche cosettina. Quindi non solo costa tutto pochissimo, avrete anche un ulteriore sconto. Ma quanto siete fortunati! Ovviamente vi lascerò qui sotto nell'info box anche il link per andare sul sito a visitarlo, vedere, fare dei giri online tra le cose che vi interessano e soprattutto vi lascerò tutti i codici, tutti i link dei prodotti che vi farò vedere all'interno di questo video. Ma adesso direi di smettere di chiacchierare e farvi vedere che cosa ho preso. Partiamo subito con l'oggetto numero uno, che è questo fantastico astuccio. Io stavo cercando un astuccio così rigido da tantissimo tantissimo tempo. Lo stavo cercando rigido perché così le cose che sono all'interno dell'astuccio non si rovinano, non si spezzano, tipo le matite, cose di questo tipo, i righelli se ce l'avete in plastica, e questo è veramente comodissimo. Lo fanno in diversi colori, io ho scelto questo colore azzurro chiaro, azzurro pastello, perché mi piaceva tantissimo, non potevo lasciarlo lì. Ha tantissimi scomparti e anche questa piccola e pratica molla per inserirci tutte le vostre penne. Ha tante taschine, io qua ci ho messo già degli adesivi, tantissimi scompartimenti per i vostri oggetti scolastici. La seconda cosa che ho preso è questo righello qui, che mi piaceva tantissimo, innanzitutto perché dorato ci stava benissimo nel mio portapastelli azzurro pastello e soprattutto perché è metallo, quindi non rischiate di spezzarlo, di romperlo, di non lo so, a me a volte per esempio quando ero all'università e alle scuole superiori mi si consumava tipo questa parte qui, invece in questo modo avendocelo in metallo non lo rompete e vi sarà estremamente utile per tutte le mappe concettuali che andrete a disegnare nel corso dell'anno scolastico. Non so se lo sapevate, ma io in realtà sono un'addicted di washi tapes. Quindi, perché non prenderne centinaia in tantissimi colori diversi e soprattutto pastello? I washi tapes vi saranno utilissimi per decorare i vostri appunti, per creare dei divisori sul vostro quaderno, per dividere le varie materie, i vari argomenti, o anche semplicemente per abbellire i vostri libri, le copertine dei vostri libri e tutte queste cose così. Anzi, se vi interessa un video su come utilizzare i washi tapes, fatemelo sapere nei commenti. Ovviamente i washi tapes sfusi non erano abbastanza, per cui ho ordinato anche questo carinissimo pacchettino che contiene praticamente 6 washi tapes di colori diversi, però che hanno più o meno sempre la stessa tonalità, che vanno dal verde all'azzurro al lilla. Mi piacevano un sacco anche questi perché, ancora una volta, si abbinavano perfettamente al mio portapastelli color pastello. Divertente che un portapastelli sia color pastello. Se siete fanatici dell'organizzazione come lo sono io, non possono che farvi comodissimo queste carinissime mollettine color rosa oro gold. Praticamente sono delle mollettine con cui potete legare assieme diversi fogli in maniera tale da non perderli. Io, per esempio, molto spesso quando ero all'università e soprattutto quando ero al liceo, i nostri professori ci davano fotocopie e cose di questo tipo, tendevo sempre a avere fogli svolazzanti ovunque, mezzo quaderni, mezzo libri, nel diario e quant'altro. Invece, con queste pratiche mollettine, che ci sono in colori diversi, non so se ve l'avevo detto, potete unire tutti i fogli che riguardano la stessa materia o lo stesso argomento per trovarli sempre e non rischiare di perderli. Adoro questo rumore.
Un'altra cosa, a mio parere, assolutamente indispensabile è una gomma da cancellare. Però non accontentiamoci delle solite gomme noiose, di colori strani, tipo bianco, grigio, eccetera. Perché non prendiamo una gomma di un bel rosa? In realtà ci sono tanti altri colori, però a me piaceva questa qui rosa con il Monte Fuji e trovo che sia veramente molto molto carina e soprattutto non vedo l'ora di utilizzarla. Mi chiedete spesso: Morgana, ma come fai ad avere i quaderni sempre così ordinati? Ricopi gli appunti, li riscrivi quando torni a casa, come fai? Santo cielo, che bella calligrafia e quant'altro. Ragazzi, in realtà anche io tantissime volte mentre prendevo appunti sbagliavo e facevo veramente degli obbrobbi sul mio quaderno, però da quando uso un comodissimo bianchetto riesco a tenere sempre i miei quaderni super super ordinati. Quindi se vi chiedete come faccio ad essere ordinata, semplicemente quando sbaglio, anziché scarabocchiare sul mio quaderno, utilizzo un correttore, un bianchetto, e sulla pagina praticamente non si vede assolutamente nulla. Vi ho già detto che io adoro follemente i colori pastello, per cui ho deciso di prendere questi evidenziatori qui, in tutti i colori che sono sì fluo, ma abbastanza pastello. Questi evidenziatori qui li ho provati tantissime volte e mi piacciono veramente un sacco, perché non asciugano subito in realtà e soprattutto non lasciano le macchie sulla pagina successiva, perché a volte succede che quando sottolineiamo qualcosa, poi la pagina successiva abbiamo tutti i segni della sottolineatura della pagina precedente. Invece in questo caso questi evidenziatori sono comodissimi perché si asciugano in fretta e non lasciano segni. Organizzare, organizzare, organizzare è la chiave per avere degli appunti ordinati. Per avere degli appunti ordinati, però, non potete fare altro che utilizzare dei flags. I flags sono praticamente questi post-it qui, un po' più sottili rispetto ai post-it tradizionali, che vi serviranno per dividere i vostri appunti, i vostri, non lo so, le vostre note e quant'altro, perché semplicemente staccando un flag e scrivendoci il nome della materia, il nome dell'argomento, voi riuscirete sempre a trovarlo nel vostro quaderno degli appunti. Ma se per creare divisori vi servono dei flags un poco più grandi, quindi di una dimensione media, perché magari volete scriverci un po' più di cosine sopra, vi consiglio di prendere questi qui, perché sono dei flags, quindi hanno sempre la stessa funzionalità di quelli che vi ho fatto vedere prima, ma sono più doppi e vi consentono anche di aggiungere delle piccole parti ai vostri appunti, perché essendo un poco più spaziosi, se volete aggiungere magari una frase, un paio di frasi al corpo dei vostri appunti perché durante la lezione non avete scritto bene oppure perché non avete incluso tutte le informazioni, utilizzando questi potrete farlo senza problemi. Organizzare i fogli volanti? Potete farlo anche con delle graffette. Oltre alle mollettine che vi ho fatto vedere in oro rosa prima, ho preso anche queste graffette qui, che sono delle semplicissime graffette che trovate veramente in tutte le cartolibrerie, soltanto che queste sono in oro rosa e mi piaceva averle abbinate alle mollettine. Anche in questo caso vi saranno molto utili, soprattutto se i vostri professori tendono a darvi tante fotocopie, tante schede e quant'altro e non sapete assolutamente come organizzarle. Basta che prendete una di queste, unite i fogli che vi interessano e il gioco è fatto. Un'altra cosa super utile che ho preso è stato questo cosino qui. Vi chiederete: che cavolo è sta cosa? Sembra, non lo so che cosa sembra, sembra un tappo. In realtà non è nulla di tutto ciò, è semplicemente una colla, che è semplicemente una sorta di aggeggio fatto in questo modo. Cioè voi praticamente girate questo aggeggio, comparirà questa specie di scotch, se vogliamo chiamarlo, e lo attaccate sulla pagina che volete incollare. Praticamente la parte collosa si attaccherà alla vostra pagina e voi potrete incollarci la vostra fotocopia, il vostro bigliettino, le vostre note e quant'altro. Poi ho ordinato anche due altre cose che voglio aprire con voi, perché in realtà ancora non le ho aperte. Questo cosino qui vi può sembrare un semplicissimo quaderno a spirale piccolino e compatto, ma in realtà non è nulla di tutto ciò. È una fantastica agenda, ha tutti i fogli già compilati, avete qui la timetable dove potete inserire tutti gli orari delle varie lezioni o comunque l'orario in cui dovete fare un'interrogazione, un compito in classe e quant'altro. Da quest'altra parte invece avete una sorta di blocchetto dove potete inserire tutte le cose importanti. Qua sopra ci potete inserire la data, qua sotto invece c'è una comodissima to-do list. Sapete quanto io batta tantissimo sulle to-do list, perché credo che siano uno dei metodi organizzativi più veramente infallibili per qualunque studente. Qui sotto invece avete un piccolo blocchettino di un altro colore dove potete scriverci delle cose da ricordare, dei promemoria. Ed ecco qui invece un'altra cosa che non ho aperto, perché ho voluto aspettare questo video per aprirla insieme per farvi vedere la mia reazione mentre l'apro. Ecco qui, sono riuscita finalmente ad aprirlo. Praticamente si tratta di un quaderno con
la copertina rigida, che mi piace tantissimo, sapete la mia passione per le copertine rigide, che si chiude con un fantastico elastico, quindi per assicurarvi che magari se avete inserito qualcosa nelle pagine non voli via da qualche parte, insomma. Poi qui potete inserire il vostro nome e il vostro indirizzo e praticamente i fogli all'interno di questo quaderno, perché appunto di un quaderno si tratta, sono a righe e in più hanno il numerino sotto, quindi sono dei fogli numerati. Io ho preso questa agendina qui principalmente per scrivere, sto seguendo un corso di francese, non so se ve l'avevo detto, quindi mi serviva un'agendina in cui registrare insomma tutte le parole nuove che studio e che imparo con la relativa traduzione in italiano. In questo modo ho un quaderno con tutte le mie parole nuove, quelle che ho imparato, e mano a mano che vado avanti con lo studio posso ritornare indietro per ripassare qualcosa, per vedere se mi ricordo tutto e quant'altro. Ma passiamo nuovamente ai colori. Ho preso anche questo pacchettino qui contenente 5 colori che servono alle seguenti cose. Praticamente da un lato sono evidenziatori, dall'altro lato invece sono pennarelli. Praticamente hanno due aperture, vi faccio vedere questo qui verde, dove sotto avete la classica punta di un pennarello, quindi quella molto sottile per magari scrivere qualcosa, fare degli appunti e quant'altro, mentre la parte di sopra, anche se potrebbe ingannare perché sembra una di quelle penne che si aprono in automatico, in realtà contiene un evidenziatore, quindi la punta è più doppia, più spessa e soprattutto è tagliata obliquamente come un evidenziatore. Potete utilizzarle appunto sia per sottolineare i vostri appunti, i vostri libri, ma anche per scrivere delle note sul vostro quaderno o sui vostri libri se li volete rendere un po' più colorati, ed è comodissimo perché avete praticamente due oggetti, due tools in uno. Ma passiamo ad una cosa che mi piace veramente tantissimo. Ho preso questa valigetta qui che contiene tantissimi tantissimi colori. In realtà non sono pennarelli ma sono penne, ma la cosa che più mi piace di questa valigetta è che voi la potete portare con voi in questo modo, perché si apre, i pennarelli insomma non cadono, i pennarelli, le penne non cadono, e ci sono tantissimi colori diversi. Se utilizzate un color code per studiare, e se non sapete di che cosa parlo vi lascio un link, vi lascio un video nelle schede qui sopra dove vi ho spiegato come creare il vostro personalissimo codice di colori. Praticamente, per farla molto breve, se create un vostro codice per codificare appunto tutti i vostri appunti, per cui non lo so, scrivete col viola tutto ciò che riguarda la matematica, col rosso tutto ciò che riguarda non lo so l'italiano, con il verde tutto ciò che riguarda il francese e via discorrendo, avendo una valigetta del genere voi potete veramente sbizzarrirvi, perché le penne che sono contenute all'interno di questa valigetta sono di tantissimi colori diversi, sono 24 colori, scrivono benissimo, mi piacciono veramente tanto 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 e asciugano subito, hanno anche un prezzo estremamente basso. Mi sono lasciata trasportare da tutta questa questione dei colori, il codice colori e quant'altro, e ho acquistato questo pacco qui. Non sono delle semplicissime penne, sono degli acquerelli. Praticamente ognuno di questi colori è fatto in questo modo, quindi ha la punta sottilissima fatta così e soprattutto ha la stessa consistenza, quindi è molto morbida, esattamente come un pennello. Però sono molto più comodi degli acquerelli perché non sporcano, perché avete semplicemente la pennina fatta in questo modo, non dovete prendere acqua, non dovete prendere la tavolina con tutti i colori e quant'altro. Avete questi, potete sbizzarrirvi con mille progetti diversi. Altra cosa non meno importante è questo pacchettino qui. Come sapete io sono una fanatica dei post-it, tant'è vero che avevo fatto un video forse un paio di anni fa dove vi mostravo tantissimi modi per poter utilizzare i vostri post-it mentre studiate. Se non l'avete visto ve lo lascio sempre nelle schede qui sopra. Ho preso questa volta dei post-it che sono fatti così, quindi sono, cioè anche se sono uniti, cioè perché questo è un post-it unico, non so se mi sono spiegata, ma comunque questo è un post-it unico, sono fatti a blocchi. Mi piacevano perché oltre al semplice giallo o rosa o verde, mi piaceva averci qualcosa di un attimo più allegro, più carino con cui decorare i miei appunti. Altra cosa che ho preso sempre per qualsiasi evenienza è sono queste penne colorate qui. Queste qui mi piacevano tanto perché rispetto alle altre che hanno semplicemente la punta sottile, queste qui hanno la punta sottile ma sono abbastanza modellabili, per cui hanno un tratto diverso a seconda della forza che mettete appunto mentre scrivete. Quindi se scrivete in maniera leggera avrete un tratto super sottile, se invece calcate un pochino di più quando scrivete avrete dei tratti un po' più doppi, quindi è perfetta per fare lettering e decorare i titoli dei vostri appunti.
l'ultima cosa che voglio mostrarvi, ma non meno importante, sono questi due immancabili tools che ogni studente, secondo me, dovrebbe avere all'interno del proprio astuccio. Si tratta praticamente di una penna e di un evidenziatore. Io in realtà ho due evidenziatori così, uno giallo ed uno rosa, e una penna così, una rosa e una blu, e sono del marchio Friction. Se mi seguite da un po' di tempo sapete che io sono una super fanatica di questo marchio, perché fanno delle cose veramente utilissime, ovvero dei tools cancellabili. Questa penna io l'ho utilizzata, si può dire, per tutto il mio percorso universitario, dalla triennale fino ad arrivare alla magistrale, ed era un altro dei miei segreti per avere appunti sempre ordinati, perché le penne della Friction, a differenza di altre penne cancellabili, sono veramente fenomenali quando dovete cancellare qualcosa in pagina, perché non lasciano neanche un segno. Stessa cosa per quanto riguarda l'evidenziatore: molto spesso quando sottolineiamo leggiamo in maniera molto casuale, nel senso che una volta che arriviamo alla 30ª pagina cominciamo ad essere un po' stanchi e magari sottolineiamo qualcosa che in realtà non è poi così tanto importante. Grazie a questo evidenziatore potete cancellare le parti che avete sbagliato e lasciare evidenziate soltanto le parti veramente importanti. Quindi mi raccomando, se state cercando dei tools del genere per essere super ordinati e organizzati, queste sono assolutamente fondamentali. Bene ragazzi, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere lasciandomi un commento qui sotto e fatemi sapere cosa invece per voi è assolutamente immancabile all'interno del vostro zaino o del vostro astuccio. Io vi ricordo ancora una volta che tutti i link ai prodotti che vi ho mostrato sono qui sotto nell'info box, insieme ad un codice sconto che potete utilizzare se volete fare dello shopping su Stationery Pool. Io vi mando un bacione fortissimo e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!